A Palermo accordo tra sindacati e amministrazione comunale sui lavoratori reset. Torneranno gradualmente a 40 ore settimanali. Salviamo la sanità nel Calatino. Manifestazione pubblica stamattina davanti all'ospedale di Caltagirone promossa da tutti i comuni del territorio. Accetto la sfida. Cometa Ormina avrà una marcia in più. Così i leader di Sicilia Vera Sud chiama Nord. Cateno di Luca ha sciolto le riserve rispetto alla scelta di candidarsi a sindaco della Perla dello Ionio. Alla scoperta dei misteri di Villa Giulia a Palermo. La passeggiata benefica organizzata dall'associazione Palermo Aperta a Tutti, che devolverà le quote di adesione agli Angeli di Chicca, gruppo che si occupa dei senza tetto in città. 130 giovani del servizio civile davanti al Teatro Massimo e ai Quattro Canti a Palermo in un flash mob promosso dalla rete del Gonzaga insieme all'Opera Don Calabria per dire no a ogni forma di violenza. Benvenuti per una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 7 gennaio. Ecco la notizia d'apertura. A Palermo accordo tra sindacati e amministrazione comunale sui lavoratori reset torneranno gradualmente a 40 ore settimanali. Il ritorno di tutto il personale della reset a 40 ore attraverso la riqualificazione dei lavoratori per svolgere nuovi servizi di qualità è l'obiettivo che sindacati e amministrazione comunale hanno concordato nell'incontro per avviare un percorso di rilancio della partecipata. Filcams, CGL, Wiltuc, Wiltrasporti, Cisal Fiadel, Ursas Cisas e Asia Snalv, nell'incontro col sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Andrea Mineo, hanno apprezzato il fatto che l'amministrazione abbia mantenuto gli impegni rispetto al contratto di servizio pluriennale. Abbiamo registrato la disponibilità a assicurare un futuro reset, affermano le sigle. Il percorso dipende dall'affidamento dei servizi di qualità e dalla sostenibilità economica, specializzando i lavoratori e attribuendo a reset servizi che negli anni sono stati affidati in maniera spezzettata a varie partecipate, portando una erogazione inefficace e senza responsabilità. I sindacati Filcans CGL, Wiltux, Wiltrasporti, Cisal Fiadel, Ursas Cisas e Asia Snalv, per voce di Giuseppe Aiello, Marianna Flauto, Agostino Falanga, Giuseppe Badagliacca, David Fell e Salvo Barone, condividono quindi il percorso di riqualificazione del personale, che deve mettere in equilibrio l'obiettivo della sostenibilità economica con quello di attribuire il giusto riconoscimento economico ai dipendenti sulla base delle mansioni svolte, ripristinando il tempo pieno a 40 ore. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso un percorso graduale condiviso con i sindacati per ridare finalmente la giusta dignità ai lavoratori della reset che hanno subito i maggiori sacrifici con tagli alla retribuzione e ai diritti acquisiti. I sindacati hanno quindi chiesto di affrontare il tema del turnover e di inserire figure più giovani in pianta organica per sostituire i lavoratori che man mano hanno lasciato e lasceranno l'azienda. Stamane a Bagheria, ultimo saluto a Teresa Spanò, l'insegnante elementare uccisa dalla figlia 17enne durante una lite la notte tra l'1 e il 2 gennaio, un fatto di cronaca che ha lasciato sconvolta l'intera comunità. La vittima, maestra in una scuola elementare di Casteldaccia, era stimata anche a Palermo per la sua attività di volontaria nel centro San Saverio a Ballarò. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Dante Alighieri. La cerimonia funebre è stata officiata dal parroco Francesco Galioto, da padre Francesco Michele Stabile e da padre Cosimo Scordato. Tantissimi i presenti. Salviamo la sanità nel Calatino, stamani davanti all'ospedale di Caltagirone, manifestazione pubblica promossa da tutti i comuni del territorio. Salviamo la sanità nel Calatino, questo è lo slogan della manifestazione pubblica di protesta che su iniziativa di tutti i comuni del territorio si è tenuta stamani nello spazio antistante all'ospedale Gravina di Caltagirone. Oggi 15 sindaci dei 15 comuni del territorio del Calatino sul Simeto insieme, ribadisco insieme, sono qui per rivendicare il diritto alla salute dei nostri concittadini. Il nostro territorio ha due ospedali, quello di Caltagirone e quello di Militello, che versano in condizioni di drammatica criticità. Abbiamo avanzato delle proposte, quella della istituzione dei dipartimenti interaziendali, perché serve che medici che lavorano in altre aziende ospedaliere possano prestare attività qui
e colmare i gravissimi vuoti che si sono determinati negli ultimi anni. È un principio di solidarietà, ma è anche un principio che mette a frutto un'idea altra di sanità, che negli ultimi anni è stata drammaticamente destrutturata. Vedere cittadini, uomini e donne provenienti da tutti i comuni che qui oggi insieme a noi sindaci manifestano per rivendicare il diritto alla salute, io lo considero un grande e straordinario momento di cittadinanza attiva. Abbiamo un programma che necessariamente deve prevedere degli interventi urgenti, sono quelli della realizzazione dei dipartimenti interaziendali. Tutto ciò significa mettere insieme le energie che ci sono, chiedere alle aziende nazionali che operano nel capoluogo a Catania di dare del personale temporaneamente alla nostra azienda e poi pensare anche alla prospettiva. La prospettiva è su due binari. Un primo binario è quello di far decollare i concorsi seriamente nel territorio. Per fare questo bisogna autorizzare per un tempo limitato soltanto concorsi da fare nell'azienda provinciale e soprattutto per l'emergenza urgenza, considerato che nella città capoluogo c'è quasi la copertura totale degli organici. E poi anche il discorso pieno è quello di guardare al numero chiuso della facoltà di medicina. Responsabili della salute di tutti i cittadini. Grazie a tutti voi. Cerimonia di commemorazione per l'anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio dell'anno 1980. Si parla anche della ipotesi, ho letto con attenzione l'intervista del presidente Balsamo sull'ipotesi di una commissione di inchiesta. Io credo che quando queste sono presiedute da persone autorevoli, da persone che hanno una storia dietro le spalle, queste possono essere, possono aiutare diciamo, scoprire quella verità che a volte le limitazioni giuste e il rigore processuale può non definire. Penso che possa contribuire ad una verità compiuta nei confronti di una storia, di un uomo che ha combattuto la mafia attraverso le istituzioni trasparenti, è stato uno dei primi uomini delle istituzioni che è caduto per mano di mafioso, una mafia che non va sottovalutata, va combattuta senza se e senza ma, perché si infiltra, non è né di destra né di sinistra. Il contrasto del governo Schifani, del mio governo, sarà massimo per quanto attiene la verifica sugli appalti, la verifica su tutto quello che sarà l'utilizzazione della spesa pubblica e dei fondi pubblici. Beh, la memoria è fondamentale per indirizzare comportamenti e per alimentare buone prassi, soprattutto quando la memoria riguarda un servitore delle istituzioni, un politico a tutto tondo, responsabile e impegnato, quale fu Piersanti Mattarella, che in un tempo molto più difficile di quello attuale si propose, da un uomo dello Stato, si propose di dare discontinuità e cambiamento rispetto ad atteggiamenti e a cliché che drammaticamente condizionavano in quel momento a più livelli la politica siciliana. Ebbene, quello è un atto coraggioso, il coraggio della normalità, il coraggio della coerenza che oggi noi ricordiamo e del quale si fa memoria per trasferirne l'esempio. Io credo che i tempi possano essere maturi per una ricostruzione storica condivisa su questa drammatica stagione del terrorismo mafioso, una stagione che per fortuna appartiene al passato, ma che è comunque importante ricostruire in maniera completa, perché ci sono vaste zone d'ombra su cui sarebbe fondamentale fare piena luce. Ecco, questa potrebbe essere l'opera di una commissione parlamentare di inchiesta, che potrebbe andare oltre i limiti che sono connaturati al processo penale e potrebbe essere uno strumento importante per costruire una
memoria condivisa, capace di fare luce su tutti gli aspetti rimasti ancora nell'ombra di una stagione nella quale sono caduti in Sicilia alcuni dei più importanti rappresentanti delle istituzioni, come Piersanti Mattarella, il presidente della regione che aveva saputo mutare la considerazione della Sicilia nel contesto europeo e internazionale e che era riuscito ad opporsi con un coraggio straordinario ai disegni di Cosa Nostra proprio nel periodo più difficile. Taormina, Cateno di Luca, si candida a sindaco della città con me, dice avrà una marcia in più. Accetto la sfida, con me Taormina avrà una marcia in più. Così il leader di Sicilia Vera Sud chiama Nord Cateno De Luca ha sciolto le riserve rispetto alla scelta di candidarsi alla guida della Perla dello Ionio. Nei mesi scorsi Cateno De Luca aveva lanciato il progetto I Taorminesi per De Luca, dicendosi pronto ad amministrare la città se si fossero create le giuste condizioni. A causa dei suoi problemi di salute, De Luca aveva poi dovuto fermarsi per un periodo di riposo. Oggi torna in piazza Duomo a Taormina, accolto da una gran folla, e svela la sua decisione. A trappitello riguarda la mia disponibilità, l'avevo detto, ad affrontare un'altra sfida. Io voglio precisare a tutti coloro che sono entrati in fibrillazione che io vengo in pace a Taormina. Cambiamo argomento. Vigili del Fuoco Sicilia, ancora nulla dei pagamenti Cassa Autostrade, la denuncia di Carmelo Barbagallo, USB Vigili del Fuoco Sicilia. Se l'Epifania tutte le feste porta via, purtroppo i soldi del CAS, Convenzione Autostradale dei Vigili del Fuoco e Consorzio Autostradale Siciliano, purtroppo sono spariti. Da 2 anni facciamo questa denuncia per avere la G dei nostri fondi e i nostri buoni pasto, che purtroppo sono spariti nel nulla. Allo stato attuale neppure la direzione regionale sa cosa dirci. Sono fondi che i Vigili del Fuoco dovevano percepire, non indifferenti. Pertanto noi come Vigili del Fuoco denunceremo fino a quando non percepiremo queste economie. Oltre a questo abbiamo grosse difficoltà per la ripulazione dei mezzi, perché sono finiti i fondi da parte dell'amministrazione, abbiamo i mezzi ai box che non possono essere riparati. Le solite problematiche in Sicilia, gli interventi non diminuiscono, anzi aumentano, il personale è stanco ed è stremato, pertanto ci vogliono le assunzioni, passaggi di qualifica, il riconoscimento delle nostre malattie professionali e una tutela sanitaria completa, oltre ad essere rispettati come Vigili del Fuoco sia da enti esterni che dalla nostra amministrazione e soprattutto dalla politica, che di medaglie di cartone ci riempie, ma dopo l'evento purtroppo spariscono tutti e le problematiche rimangono. Catania, Piazza Europa, ruspe e operai in azione per la rigenerazione green. Sono già in via di realizzazione progetti di decementificazione e riqualificazione di Piazza Europa, da un decennio in attesa di radicali interventi migliorativi. Le ruspe e gli operai della ditta appaltatrice dei lavori stanno smantellando quel che resta della piazza per una rigenerazione che l'amministrazione comunale ha voluto e progettato nel 2021 e anche finanziato grazie al coordinamento della spesa dei fondi dell'Unione Europea curato dall'assessorato alle politiche comunitarie. I lavori in piazza Franco Battiato, già piazza Nettuno, piazza Europa e piazza Sciascia, anch'essa con il cantiere aperto sul fronte mare, sono tutte tappe dell'unitario percorso di rigenerazione degli spazi aperti da destinare alla fruizione del lungomare, ideati e progettati 2 anni addietro, impiegando i fondi dell'asse 4 del PON Metro. Spazio urbano, transizione green, movimento fisico
fisico e inclusione sociale. Queste le parole d'ordine di Catania Spazio e Sport, un piano concepito appunto 2 anni addietro dal comune, con interventi che riguardano anche la zona periferica di Catania Sud, precisamente Viale Bummacaro e Villaggio Sant'Agata, dove sono in corso i lavori di riqualificazione di spazi da destinare allo sport e al tempo libero. Nella Piazza Europa, che con Piazza Sciascia rappresenta uno straordinario affaccio sul mare da rivalutare anche come luogo di svago e benessere, sono previsti un nuovo verde pubblico, illuminazione intelligente, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, attrezzature sportive di base e ludiche per bambini, una nuova pavimentazione per favorire la fruibilità intergenerazionale della piazza, eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche alla fruizione di uno spazio che rappresenta la porta d'accesso al lungomare. In sinergia alle indicazioni della soprintendenza, verrà ristrutturata la grande fontana nel centro della Piazza Europa, che dunque verrà mantenuta. Prevista anche un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza e prevenire il vandalismo. Alla scoperta dei misteri di Villa Giulia a Palermo, la passeggiata benefica organizzata dall'Associazione Palermo Aperta a Tutti, che devolverà le quote di adesione agli Angeli di Chicca, gruppo che si occupa dei senza tetto in città. Una bella iniziativa per conoscere la nostra città, ma soprattutto per fare beneficenza. Assolutamente, io ho questa passione per la storia, la voglio mettere a disposizione dei cittadini palermitani per fare conoscere Villa Giulia, ma anche per aiutare questa associazione che si chiama Gli Angeli di Chicca, che aiuta i senza tetto palermitani e fa veramente una grande opera, una grande attività di volontariato. Tra l'altro Villa Giulia, i palermitani sono convinti tutti di conoscerla bene, invece ha un sacco di segreti, un sacco di misteri, un sacco di aneddoti che vanno raccontati, senza dimenticare che purtroppo è anche una delle tante ville abbandonate senza manutenzione della nostra città. Quindi vogliamo fare del bene, vogliamo conoscere meglio la nostra città, quale migliore occasione per venire alla nostra passeggiata solidale? Ecco, l'appuntamento è per domani. L'appuntamento è per domani, domenica alle ore 10:30 davanti l'ingresso di via Lincoln di Villa Giulia. Saremo insieme, sarà un bel momento, bisogna però necessariamente darci un segnale, prenotare per poter aderire al 347-3187-857 anche con un messaggio WhatsApp. E allora ci sveli uno dei tanti segreti che racconterete domani. Tra l'altro Villa Giulia ha anche degli aneddoti sulla massoneria. Beh, diciamo che chi la commissionò e chi la realizzò aveva molto a che fare con la massoneria. Racconteremo tante storie e tanti aneddoti. La storia vera su Ciccio, il leone che per quasi 30 anni è stato a Villa Giulia. Il grande pentagono che quasi nessuno ha mai visto, che è dal lato di Monte Pellegrino. Ma anche delle tombe, o perlomeno delle riproduzioni delle tombe dei grandi siciliani illustri che si trovano lì dentro. 130 giovani del servizio civile davanti al Teatro Massimo ai Quattro Canti di Palermo in un flash mob promosso dalla rete del Gonzaga insieme all'Opera Don Calabria per dire no a ogni forma di violenza. La rivoluzione del prendersi cura, il flash mob di 130 giovani del servizio civile davanti al Teatro Massimo e Quattro Canti promosso dalla rete del Gonzaga insieme all'Opera Don Calabria. Così la rete del Gonzaga, composta da 10 associazioni, ha lanciato il bando per il reclutamento dei giovani per il 2023. Le domande andranno consegnate entro il 10 febbraio. Chiudersi nelle paure del diverso ci rende persone peggiori. E dov'è l'amore? Sono stati gli slogan del flash mob su prendersi cura del mondo, l'antidoto contro ogni violenza. A partire da questo tema, infatti, 130 giovani della rete di enti di servizio civile, il Gonzaga con i giovani in Sicilia, insieme ai volontari dell'Opera Don Calabria, si sono espressi in un flash mob danzando a ritmo di musica e riuscendo a emozionare i cittadini e i turisti a Piazza Massimo e ai Quattro Canti a Palermo. Tre ragazzi ha parlato Ibrahima Deme, di 29 anni, e la Costa d'Avorio. Sono in Italia al 2017, sono arrivato alla Libia a Lampedusa, racconta Ibrahima, che sta facendo il servizio civile all'Istituto Pedro Arrupe. Questo flash mob vuole lanciare un segno forte, denunciando che non si può parlare sempre solo di odio e violenza, perché è bello oggi poter parlare anche di amore, per dire che non c'è solo buio, ma il bene esiste e si può fare insieme. L'esperienza del servizio civile mi sta
sta dando la possibilità di farmi conoscere. Ai prossimi giovani che faranno il servizio civile dico di mettersi in gioco senza avere alcuna paura per imparare più cose possibili che poi nella vita serviranno ad andare avanti. Se riusciamo a leggere quello che sta succedendo nel mondo, ci rendiamo conto, ha sottolineato padre Vitangelo De Nora, direttore generale del campus Gonzaga, che c'è un forte grido di pace contro ogni forma di violenza. Ed è per questo che proprio con il flash mob vogliamo iniziare la nostra proposta di servizio civile di quest'anno. I giovani vanno accolti ed ascoltati perché possono contribuire tanto nella costruzione della pace attraverso parole e azioni concrete. Sono loro infatti i protagonisti di un mondo che vuole reagire alla violenza per fare crescere percorsi. Sold out per il 18° concerto dell'Epifania del coro polifonico Laudate Dominum di Bagheria, diretto da Salvatore Di Blasi, che ha inaugurato la stagione concertistica Città di Bagheria, giunta al 7° anno. Sold out per il 18° concerto dell'Epifania del coro Laudate Dominum di Bagheria insieme all'orchestra barocca Bequadro, diretti da Salvatore Di Blasi, che ha inaugurato anche la 7ª stagione concertistica Città di Bagheria. L'evento si è svolto presso la parrocchia San Pietro di Bagheria. Da sempre questo tradizionale concerto di fatto inaugura la stagione concertistica Città di Bagheria, giunta al 7° anno con 66 concerti di grande prestigio artistico. Nella serata di ieri momenti intensi di alta musica per l'esecuzione di alcuni brani Antonio Vivaldi per soli, coro e orchestra. Laudate Dominum di Mozart e del Cantique de Noël di Adolf Adam, alla presenza di autorità civili e religiose, oltre che del copioso pubblico. Una tradizione consolidata per la città di Bagheria, il momento clou, il discorso sul valore civile del coro che ha festeggiato 30 anni di attività. Il concerto è stato promosso da Chorus Inside Sicilia, Federcori Chorus Inside International e dal Festival Nazionale Corale di Musica Sacra Mariana. Domani alle 19.30 nella Basilica di San Filippo da Gira ad Aci San Filippo si terrà un concerto che conclude le festività sulle note del Natale per invocare il dono della pace. Giovani talenti si esibiranno con un proprio repertorio con l'intento di coltivare nel cuore sentimenti di pace e custodire la speranza di un domani migliore, come auspicato da Papa Francesco. Domani, domenica 8 gennaio alle ore 19.30 nella Basilica di San Filippo da Gira ad Aci San Filippo si terrà un concerto che conclude le festività sulle note del Natale per invocare il dono della pace. Giovani talenti si esibiranno con un proprio repertorio con l'intento di coltivare nel cuore sentimenti di pace e custodire la speranza di un domani migliore come auspicato da Papa Francesco. All'interno della Basilica, a questo proposito, su iniziativa del parroco Don Roberto Strano, è stato allestito un presepe con le bandiere della pace della Russia e Ucraina ai lati della Natività, ad indicare legami e la serenità che devono stringere i due popoli martoriati dal conflitto. Un concerto per la pace in tempo di guerra è quello che vuole essere il messaggio del concerto che si terrà domenica 8 gennaio alle ore 19.30 nella Basilica di San Filippo da Gira ad Aci San Filippo. Un invito a conclusione delle feste natalizie a considerare ancora una volta l'inestimabile bene della pace. È un invito a farci solidali con quanti in questo momento, il popolo ucraino in particolare, ma non solo, anche in Siria, in tante parti della terra, soffrono a motivo della guerra e del conflitto. Un invito ad elevare incessante la preghiera, il canto, la musica, perché veramente in questa grande armonia possiamo sperimentare quel dono inestimabile che gli angeli cantarono la notte santa e che attende dagli uomini l'accoglienza e la realizzazione. Vi aspettiamo tutti a questo concerto. Epifania animata dai ragazzi della parrocchia Maria Santissima dell'Immacolata di Casteldaccia con la tradizionale processione del bambinello, durante la quale il bambinello adagiato su un carretto siciliano viene portato in processione per le vie del paese al suono della banda, al termine distribuzione di doni natalizi in piazza con Babbo Natale.
Oggi insieme a Padre Salvatore abbiamo organizzato questa giornata dedicata proprio ai bambini, in cui avremo, come vedete, un carretto siciliano dove ci sarà la rappresentazione del Giuseppe, la Madonna e il bambinello. Faranno una piccola sfilata e poi al termine di questa sfilata ci riuniremo tutti qui in piazza per fare divertire i bambini, in cui ci sarà anche un'animazione e ci saranno tanti doni anche per loro. Quindi la nostra cosa principale è entrare nel cuore di tutti i nostri bambini. La mia passione nasce per i bambini, perché sono stato sempre una persona affezionata ai bambini e quindi 50 anni fa ho fatto il primo Babbo Natale. Sempre per i bambini faccio questo sacrificio anno per anno per portare un po' di gioia e qualche regalino e qualche cosa, insomma, diciamo che siamo in buon essere, va. Diciamo che oggi è la conclusione di tutte le manifestazioni fatte nel periodo di Natale, che sono iniziate il 21 di dicembre, e oggi si conclude con una sfilata di tutti i nostri bambini. Appena escono dalla chiesa faranno un giro per il paese con un bel carretto siciliano e saranno donate ai bambini caramelle e quant'altro, proprio visto che oggi è la giornata della Befana. Quindi una bellissima giornata che conclude il periodo natalizio. Viva Gesù Bambino! Viva Gesù Bambino! Viva Gesù Bambino! La comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Villabate ha ripreso la tradizione Il Presepe Vivente 2023. Hanno partecipato alla realizzazione del presepe tutta la comunità parrocchiale. È un ruolo di grande importanza all'interno del presepe. Io sono felicissima che Padre Enrico abbia pensato a me per interpretare Maria. È un ruolo non facile. Sono contenta di avere la possibilità di vestire i suoi panni anche solo per qualche ora. Non è facile ricoprire i ruoli di San Giuseppe. Giuseppe ha una figura importante nella vita di Gesù. Lo fortifica per quello che poi sarà in futuro. Io ringrazio Padre Enrico per aver pensato a me, è un incarico molto importante quello che mi ha affidato e lo ringrazio con tutto il cuore. Devo dire che è una gioia grande poter tornare dopo questi anni a vivere questo momento che già è parte della tradizione della vita della parrocchia. Fortunatamente siamo riusciti a riorganizzarci, a rimettere in moto una vera e propria macchina in cui tutti contribuiscono con tante cose, costruendo le capanne, facendo i mestieri antichi. È una gioia grande per noi poter vivere questo momento e sentirci ancora più dentro al mistero del Natale. È una gioia grande per noi come comunità e speriamo che tutti coloro che vengano a visitarlo possano godersi questo bel momento. Vi aspettiamo quest'anno per chi vuole avvicinare, per il prossimo anno. È una gioia per noi avervi sempre, grazie. Una tradizione bellissima iniziata da San Francesco. Speriamo che tutti i visitatori restino contenti. C'è stato un grande impegno da parte della comunità, ore di lavoro donate per realizzare tutto questo. Salvo Di Maio, buonasera Salvo. Buonasera. Esperienza bella ma stancante. Che mi dici? Sì, tanto, tanto stancante e tanto freddo, insieme con tanti altri confratelli di comunità, fatto in armonia, in gioia. E anche questo fa parte del presepe, stare insieme con dei fratelli e salutare durante una celebrazione, ciao ciao, auguri, e come stai, come non stai, e poi condividere
un mese di duro lavoro è tanto bello. Spero che questa bellezza riusciamo a trasmetterla a tutti voi. E dopo qualche anno fermi per la pandemia abbiamo ripreso. Finora è andato tutto bene, speriamo un altro anno poter migliorare rispetto a quello che abbiamo fatto quest'anno. Come potete vedere le persone, diciamo, si stanno smuovendo per venirci a trovare e sono molto contenti. Perfetto. E noi più contenti di loro. Grazie sempre di tutto quello che Grazie, fai. Grazie signor Carlo. Vedere il paese di Villabate rispondere in questa maniera mi riempie il cuore. E ringrazio all'organizzazione, non so chi sia stato a organizzare tutto ciò perché è veramente una cosa emozionante. Siamo in chiusura, vi ricordiamo, prima dei saluti, di continuarci a seguire sui nostri social dedicati. Vi auguriamo un sereno fine settimana.